Ciao ragazzi, buongiorno. Guardate, qua ho fatto il supporto per la telecamera, per il telefono, almeno siamo in diretta. Come vedete, cavalletto perfetto. Shekov ci abbiamo messo. Shekov a sostenere. Buongiorno, buongiorno. Good morning Vietnam. Oggi è il compleanno di Franco Battiato. Franco Battiato. È il compleanno di Franco Battiato. E allora bisogna festeggiare Franco, perché Franco è uno dei più grandi regali che abbiamo ricevuto, noi che abbiamo avuto la possibilità di crescere ascoltando le sue canzoni.
E non solo, io ho avuto anche la possibilità di conoscerlo, di essergli di così, di pranzarci, di avere a che fare con lui alcune volte, di avere in comune Pinaxa, Pischetola, Pino Pischetola, che è il suo da tanti anni, insomma, si occupa del suono di Franco. Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. No, abbiamo una chiavetta Eccoci, uguale. manco a farla apposta. Minchia, sembriamo due soldatini. Cioè, tu hai anche una collana, hai anche una Un po' collana. di collane, un po' di amuleti, portafortuna. Come stai? Bene, Bene, Samuel, come stai, brother? Dove sei? A Torino? sì, sono a Torino deserta, veramente surreale. Poi io abito in centro, quindi Tu vedere. sei proprio in centro, Cioè, sei sì, proprio in sotto la centro. mole. Sì, sotto la Ma mole. guarda te, non ci siamo neanche parlati. Sembriamo due dei monkeys, hai presente? Ma io posso Bello. toglierla, la tolgo No, io. no, stai Aspetta, bene, lasciala, funziona, è bello. Anzi, guarda, facciamo così. Tu fai il corpo, io faccio la aspetta, testa. aspetta, 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 aspetta. Prova a fare il corpo, io faccio la testa. Guarda. No, ragazzi, cioè abbiamo addirittura la chitarra Sunburst, questa colorazione qua. Cioè, neanche farla apposta. Noi siamo tipo i gemelli diversi. I gemelli Allora, diversi. Sei nel Golfo Mistico? sono il mio golfetto. Io, guarda, tutto questo delirio che sta succedendo, ho avuto la fortuna di riuscire a chiudere i lavori del mio studio proprio appena in tempo. E poi tu sai perfettamente quando noi musicisti ogni tanto ci concediamo questi periodi di quarantena. Questa è forzata, Certo. Ma però infatti, guarda, io dipende. avevo seguito questa cosa che tu avevi detto ed è andato esattamente così. Ho detto, guarda che Samuel ha finito lo studio, l'ha costruito, io ti seguivo, insomma, tu l'avevi comunicata questa roba, non ci eravamo parlati personalmente, però insomma, avevo visto. E poi appena hai dato il via, hai varato lo studio, ti sei dovuto chiudere dentro praticamente. Perfetto, Come si dico, chiama cioè, questo, se non sincronicità, diciamo? Cioè, poteva anche andare meglio, diciamo così, potevi anche... sincronicità mistica, diciamo. Sì, diciamo che hai fatto coalizzare il pianeta intero per ma riuscire a tenerti chiuso in studio. Ma perché volevi buttarti a scrivere qualcosa? Roba Beh, nuova? sì, io sto iniziando i lavori del mio secondo album. Tu hai conosciuto il primo perché ne hai fatto parte in qualche modo, Certo, quindi sai certo. perfettamente che dopo il primo misfatto, poi in genere ne arriva sempre un altro. No, anche perché quel primo misfatto lì era una figata, no? Sì, era Stato... andata bene, era anche perché poi era la prima volta che mi affacciavo nel mondo musicale senza il mio gruppo, quindi era un passaggio delicato, un passaggio anche avevo molti occhi addosso e il fatto di averlo fatto insieme a persone, amici, che in qualche modo mi hanno dato anche parecchia forza, è stato sicuramente molto importante. Ma io, visto che tanto diciamo che della situazione che stiamo vivendo come specie umana nel pianeta se ne sta parlando tantissimo, no? Ti dispiace se parliamo di questo invece, cioè del fatto che, perché io sono un solista, no? E quindi non ho mai, cioè a un certo punto però ho capito che... Fare il solista e far parte di un gruppo sono veramente due universi completamente diversi. Veramente sono due quadri psicologici quasi Beh, completamente diversi, no? tu sei un solista, però io guarda, quando sono venuto le volte che sono venuto a trovarti in concerto. L'altra estate, durante il Jova Beach, mi sembra eravamo a Lignano. Comunque, intorno a te tu hai Di una più, di band più, di più, è proprio. che non è solo una band fatta di elementi che suonano come i classici vecchi turnisti, ma è una specie di famiglia, una band allargata, diciamo. Assolutamente, assolutamente, è un gruppo di lavoro e anche di affetti e anche proprio di assolutamente, non ci mancherebbe altro, il nostro lavoro, anche un solista assolutamente non lo fa da solo, ci mancherebbe altro, anzi, forse addirittura nel mio caso io sono veramente dentro un gruppo di lavoro affiatato, a volte problematico, ma comunque la Beh, sì, come differenza... tutti i gruppi di lavoro, Però fondamentalmente. poi la differenza è che poi alla fine sul cartellone c'è la mia faccia, Eh no? certo. E quindi mi spetta l'ultima parola, come dire, no? Nel senso che
Io l'avverto questa responsabilità, avverto la responsabilità ai comuni. E poi, anche al di là dell'aspetto organizzativo, un solista, da un solista io come ascoltatore, come fan, mi aspetto cose diverse da quelle che mi aspetto da un gruppo. Nel senso che io da un solista mi identifico con lui, mi identifico con quello che mi racconta, con il racconto che porta ed è un racconto individuale in qualche modo, no? Quindi i problemi di un essere umano. Da un gruppo, no. Ok? Da un gruppo, no. Cioè, un gruppo si divide le responsabilità anche della narrazione, se vogliamo. Cioè, quando Samuel dei Subsonica mi canta quella cosa, me la sta cantando Samuel o insieme a Casacci, insieme, no? Capito? È diverso. Quindi, Certo, quando ma tu esci dal gruppo, quando tu esci dal gruppo, sono cazzi. adesso cazzi di... Dal punto di vista proprio simbolico, da un punto di vista prima che musicale, da un punto di vista simbolico. Perché un conto che io ti vedo in formazione, come la pattuglia acrobatica, no? Io la vedo in formazione, procedono in un certo modo. Poi uno si stacca, un aereo si stacca. E cazzo, è difficile, non è In più semplice. noi come gruppo siamo veramente una pattuglia acrobatica, nel senso che Certo, noi cioè voi siete proprio un gruppo. abbiamo veramente dei meccanismi, dei sincronismi che sono fondamentali, che rappresentano proprio il gruppo. Quindi uscire da solo è stato molto faticoso, però è C'è stato un anche... saluto di Fiorello che dice c'è del gruppismo. Ciao Cos'è il Fiore, gruppismo? ciao bello. Scusami, vai. E quindi è stato difficile, ma che è stato molto formante, perché poi tu ritorni nel gruppo con un qualcosa in più, con la consapevolezza di quello che sei visto dal di fuori, perché poi io per 1 anno, 2 anni mi sono visto da solo, esattamente come dicevi tu, con la mia faccia sopra il manifesto, con tutto quello che gira intorno a una produzione musicale che faceva riferimento a me, quindi ho dovuto prendere delle decisioni. E quindi quando torni in un gruppo, innanzitutto sei un pochino più, ti senti più tranquillo fondamentalmente, perché sei anche protetto dagli altri. Però ti porti dietro anche questa esperienza in solitaria che ti dà molta più forza fondamentalmente. E questo è proprio un discorso, cioè qua si finisce sul lettino del dottore, dello psicanalista, un po'. Certo. No, perché la domanda è perché uno finisce in un gruppo e non fa il cantante solista? Cioè, mi Io ho una teoria. interessa. La mia teoria è questa, perché io sono nato e cresciuto con due fratelli più grandi di me, avevano una decina d'anni più grandi di me, uno suonava la chitarra, l'altro un po' meno, e vivevamo tutti nella stessa stanza, praticamente. Io dagli 0 fino a quando poi loro sono andati via, ho vissuto in una camera in cui il mio letto addirittura non esisteva fino all'ora di andare a dormire, perché era nascosto sotto il letto di un altro mio fratello. Neanche Quindi il mio, neanche anch'io avevo il letto che doveva fuori Esatto. uscire. Quindi cioè, praticamente io mi sono abituata a questa cosa di stare insieme ad altre persone. Ok. Quando ho iniziato a costruire, ho mosso i miei primi passi da musicista, li ho fatti con loro. Cioè, io praticamente a 5 anni uscivo da uno scatolone vestito con una cappatoia gialla e cantavo Quando io sentii l'odore di banana. Non so se te ricordi questa canzone qua. Di chi era, no? Non lo so, era un jingle, faceva. Ah, Quando io sentire odore di banana, io subito certo. Io me la un ricordo jingle in versione pubblicitario. molto volgare. A Roma se ne cantava una versione volgare che era Ula Badula, cioè era della Sì. Bulgaria, era proprio terribile. Cioè, una No, roba non questo irripetibile era. neanche su Instagram, dove non Sì. c'è censura. E quindi praticamente con loro che suonavano, poi raccoglievano gli oboli praticamente. Quindi io da quando sono nato sto in gruppo fondamentalmente. Quando ho vissuto questa cosa da solo, l'ho fatto anche in qualche modo sforzandomi, perché avevo la necessità di sai, non avendo mai potuto misurarmi con me stesso da solo, non ho mai potuto mettere un inizio e una fine a quello che sono io musicalmente. Questa cosa qui mi ha aiutato tantissimo a farlo, e quando sono ritornato nel gruppo, poi ho trovato ancora di più la mia collocazione, il mio a fatica, perché Certo. poi sono stato abituato a Ma 2 anni in infatti cui diciamo che
la riformazione, come si dice, la ricomposizione del gruppo dopo il tuo disco solista, dopo anche le esperienze degli altri, no? È stata bella, no? In qualche modo si respirava una bella aria in quel disco lì, in questo ultimo disco che avete fatto. Rispetto al penultimo, dove io da ascoltatore, perché poi ero semplicemente, sai, non si può mentire al microfono, no? È impossibile, il microfono registra sempre una verità. Avvertivo che c'era un po' di automatismo, no? Nel cioè uno è sempre affezionato, quindi quando sente il suono dei Subsonica è sempre contento. Però sai quando avverti, no? Che c'è, che in casa si litiga, no? Che in casa c'è qualcosa, non è che si litiga, ma non c'è qualcosa che non va, no? Invece nell'ultimo non c'è più questa cosa, c'è un po' di libertà in più. Bello il fatto di aver preso ossigeno, di aver anche visto l'altro un po' scappare fondamentalmente tra di noi, ti fa rinnamorare, ti fa in qualche modo riavvicinare. Il gruppo è veramente come una relazione d'amore fondamentalmente, quindi ci sono anche le piccole gelosie, i piccoli innamoramenti, i piccoli tradimenti, c'è tutta una serie di mondo che gira intorno all'equilibrio che c'è in un gruppo di cui bisogna tener conto. Che poi voi siete proprio un gruppo, nel senso che lavorate insieme e ognuno apporta anche dal punto di vista della struttura. Scriviamo e pensiamo a cinque. Perché sai, i gruppi poi ce ne sono di mille tipi, no? C'è quello in cui c'è il cantante che scrive tutto, o il bassista che scrive, insomma, i Depeche Mode scrive tutto, il biondo, giusto? Il chitarrista. Il chitarrista, Martin, no? Mentre nei Police la scrittura delle canzoni era affidata a Sting, per cui in realtà non ci sono molti... molti mondi. Ma ora sei pronto per una roba nuova? Che figata, sono contento. Sì, cioè sto iniziando perché in realtà avrei dovuto iniziare... Ma sai che io c'ho un pezzo che noi avevamo fatto insieme, che ce l'ho lì in forno, ce l'ho lì in forno. Poi ce l'ho lì che sta lievitando. Volete? Tanto dovremmo iniziare a fare anche delle session a distanza, mi sa che per due mesi almeno. Dici, due mesi addirittura. Io sento parlare di un mesetto tutto. Io sento parlare di tutto, devo dire, sento parlare di tutto. Beh, io comunque preferisco pensare al peggio, così almeno se veniamo sorpresi, veniamo sorpresi. Sì, è vero anche quello, sì, certo. Però insomma, due mesi, mamma mia. No, però sì, devo dire che questi mesi qua, insomma, sono pazzeschi, no? Cioè, pensa che cosa ci stanno offrendo, che possibilità ci stanno offrendo. Cavolo, difatti. Poi tra l'altro ho visto tantissime persone si stanno prodigando. Io per esempio il martedì e il sabato faccio un DJ set. L'ho sentito martedì scorso, sentito martedì scorso, potentissimo. Ma sì, bellissimo. Lo faccio più che altro perché un po' noi siamo sempre stati abituati a far uscire fuori la gente di casa, no? Io ho passato anni della mia vita a dire ragazzi, non stiamo davanti alla televisione, usciamo di casa, viviamo, incontriamoci. È meglio stringersi la mano che guardare un film piuttosto. Adesso invece ci troviamo in una condizione in cui dobbiamo dire esattamente il contrario. Ed è giusto che sia così. Quindi la cosa che mi è venuta in mente è quella di portare un po' di svago all'interno delle persone che ci seguono, che in qualche modo sono anche loro alienate da questo obbligo di stare in casa. Ma tu sei solo? Sei solo? Adesso? Sì, a casa? Sì. Solo? Cioè ti fai le uova al tegamino? No, sono con la mia compagna. Ok, quindi insomma condividete... No, perché no, c'è Saturnino da solo con Oliva, con il cane. E quindi... Almeno il cane. Almeno il cane. Sì, però sì, certo, il cane devo dire che è una gran bella compagnia. Noi siamo in tre, io sono con la Francesca, la Teresa, più tre cani e tre gatti, per cui insomma diciamo che noi addirittura siamo una piccola comunità proprio qui. Poi nel vostro piccolo castello lì... Sì, no, devo dire che insomma la mia è una situazione chiaramente da privilegiato. E le tartarughe? Quasi da... Come stanno le tartarughe? Bene, ieri ne ho viste un paio che sono spuntate. Ce ne sono una quindicina, adesso non sono mai riuscito a contarle. Ma si sono riprodotte. Sì, io ogni tanto ho trovato anche delle uova aperte, per cui evidentemente ci sono delle tartarughe in giro. Una volta ne ho vista anche una piccolina così che andava. Infatti, quando adesso non sta venendo il giardiniere, ma ogni tanto veniva il giardiniere e dicevo state attenti col decespugliatore. Perché il decespugliatore per le tartarughe è un pericolo, perché non lo vedi, no? Non la vedi. Certo. Ma tu hai mai visto due tartarughe che trombano? E me le avevi fatte vedere tu, forse, quella volta a casa tua. È una cosa, ti giuro, io... Sì, in realtà vado a le spio, non dovrei farlo, però loro diciamo che non fanno una piega. Però, cioè, due tartarughe che trombano, è uno spettacolo, perché dovremmo c'è cambiare... tutto...
dovremmo cambiare il modo di dire, non si tromba più come dei ricci, ma come le tartarughe. Io ho visto anche due ricci una volta, proprio sì. Qua in giardino, due ricci che trombano. Però il riccio tromba, diciamo, più o meno come te l'aspetti, cioè con attenzione, con molta attenzione. Invece le tartarughe, Fiore, ma tu le hai visto? Dopo, perché Fiorello secondo me ha visto due tartarughe che tromba da qualche parte. Sì, quello ne ha viste. Ha visto di tutto Fiorello, per cui secondo me ha visto anche le tartarughe che tromba. Ma io ne ho viste diverse volte. Intanto emettono un suono. Mettono un suono che è esattamente il suono, fanno. È esattamente quel suono lì. Cioè fanno. Questo, giuro, ritmico. Fanno questo suono qua. E poi c'è lui su di lei. E tu non te lo spieghi, non te lo puoi spiegare. Cioè, è una cosa che guardi e dici, ma come... Allora, no, io non è che mi avvicino moltissimo, per cui non so cosa c'è lì, cosa avviene lì. Però, insomma, è un'esperienza. No, le tartarughe sono belle. Poi, sì, fanno anche loro fanno compagnia. I cani sono abituati. Cioè, uno una volta un cane andava lì e gli abbaiava. La tartaruga non faceva una piega, poi ha smesso. Ha capito che non che, capito, che lei era un essere superiore, la tartaruga è un essere superiore, preistorico. Beh, allora, sì, cavolo, loro hanno... Le tue quanti anni hanno? Non si sa. Non si sa, però secondo me alcune hanno anche una sessantina, settantina d'anni, perché ce n'è una. Ma erano già lì, tu le hai trovate lì? Alcune sì, poi altre stanno nascendo, sono super protette qua, stanno da Dio, per cui è fantastico. Fantastico. Ma lo sai, ti voglio dire una cosa che ho scoperto. Noi abbiamo fatto una canzone che abbiamo scritto insieme poi nel tuo disco, che è La statua della mia libertà, no? Sì. E, ho scoperto una cosa strepitosa. Io sono un fan di Dave Eggers. Dopo la nostra canzone ha pubblicato un libro, non credo che avesse ascoltato la canzone, che è un libro per bambini, si chiama Il suo piede destro. Ok, questo libro è un libro a fumetti, è un libro illustrato con il testo di Dave Eggers. Quello che dice questo libro è che praticamente la statua della libertà, quella di New York, si muove, cioè il suo piede destro, ovvero tutta il racconto del libro verte sul fatto che la posizione della statua della libertà non è statica. Cioè, lei non è in una posa statica, come dire, sono qua e di qui nessuno mi muove. Ma con il piede destro, infatti si intitola Il suo piede destro, questo libro, con il piede destro accenna un movimento in avanti. Cioè, è sbilanciata. Se lei fosse viva, in realtà starebbe camminando. Camminando. Si starebbe muovendo. E quindi quando... è bella questa cosa, no? Cavolo, sì. Non lo sapevo, perché... adesso lo compro questo libro. No, è bello perché racconta esattamente quello che noi avevamo messo in piedi con la canzone. Cioè, no? Tra l'altro. La mia libertà. Sono minore, fa maggiore? Credo di sì. Perché... Cioè. Giorno fra tanti nel mondo, posto fra tanti nel tempo. Dai. Siamo in ritardo? Giorno fra tanti nel mondo, un posto fra tanti nel tempo. Ci sono istruzioni per far funzionare le cose, ma non le comprendo. La fortuna non viene da sola, non si compra e non si regala. Vai tu, perché vedi, Instagram funziona, ma ci dà questo secondo di ritardo. Questo ritardo. Che si muove. Stato della mia libertà. Si muove. Stato della mia libertà. Si muove. Si muove. Non è legata un'orbita. Si muove. La sorte ha voluto giocare in un angolo dell'universo. Io devo scappare lontano, seguite il richiamo di un mondo diverso. Se mi fermo lo sai che io muoio. Come esisto io qui sopravvivo. Il giardino dei sogni profuma. Di fiore da aspetta soltanto il mio arrivo. È stato della mia libertà. Si muove.
muove, una marea che non si ritirerà, si muove, la statua della mia libertà, si muove, non sto legata a un'orbita, si muove. Stato della mia libertà, si muove. A proposito di libertà, Samu, ma hai paura? Bah, in questo momento, guarda, c'è una piccola frazione della notte, quel momento in cui prima di addormentarti fai quella cazzata di andare a leggere i giornali, fondamentalmente. Anche io sono devo smettere. Ecco, lì è un po' quando ti senti che hai qualcosa e vai a vedere su internet che cosa sono quei sintomi e ti scopri cose allucinanti che poi in realtà non corrispondono quasi mai alla realtà. Ecco, in quel momento lì io provo un leggero brivido di paura. Per il resto io, rimanendo chiuso in studio dalla mattina alla sera, pensando solo alla musica, diciamo che non riesco a pensare ad altro fondamentalmente in questo momento. È ovvio che è un momento drammatico, non solo per... Ma riesci a scrivere? Ti escono, sì, cose? Sì, okay. Sì. Ma che senti che sono condizionate in qualche modo da quello che sta succedendo? Ma qualche... è inevitabile che per chi come noi fa il mestiere creativo, un grande sbalzo emotivo come questo entra a far parte di quello che facciamo. Cioè, sarebbe non vero dire che non accade questa cosa. Però devo dire che io sono sempre stato abbastanza scollegato un po' dalla terra. Cioè, ho sempre vissuto un po' con la testa un po' persa fra le nuvole. Quindi questa roba qua mi aiuta anche un po' a non pensarci. Cioè, quello che sta succedendo adesso entrerà nella mia musica è una cosa distinto che verrà metabolizzata col tempo, credo. Cioè, non c'è proprio la voglia adesso di raccontare questa cosa qui. Più che altro la voglia di aggrapparsi a questa enorme e bellissima fortuna che noi abbiamo, che è quello della musica, fondamentalmente. Che in questo momento si sta rivelando, per quello che poi, insomma, io ho sempre saputo, che è una forza di coesione potentissima, no? Pazzesca. Vabbè, la musica è un linguaggio universale. È la più a portata di mano. Poi dentro la musica ci sono le parole, c'è il ritmo, ci sono, certo, le note. Quindi ci sono tantissimi, come dire, pulsanti umani che abbiamo addosso, fondamentalmente. Ed è per noi una fortuna saperla maneggiare, saperla vedere, saperla intravedere come faceva Neo in Matrix. Non so se, certo, capisci la citazione, però certo. Questa cosa qui è una responsabilità da un certo punto di vista, ma anche un'enorme fortuna per noi che la viviamo, perché io ti assicuro che sto passando queste prime settimane, mi sono volate, perché io sono stato dentro la musica tutto il tempo, praticamente. No, devo dire, sì, noi facciamo parte di quella storia lì, per cui, insomma, veramente siamo poi quelli che spesso si chiudono dentro, no? Per cui viviamo periodi di quarantena. Quando tu fai un disco è come se ti autogenerassi una quarantena, perché stai chiuso in studio, non vedi nessuno, fai anche degli orari allucinanti. Assolutamente. È proprio una cosa che in qualche modo quasi ci assomiglia, no, questa situazione. Però io ho verificato che di sera, ieri sera per esempio, che non nelle sere precedenti siamo andati a dormire dopo aver visto un film di Alberto Sordi, no? E abbiamo dormito tutti da Dio. Invece ieri sera mi sono visto Fazio, no? E sono andato a letto e ero agitato, perché no, non è che ce l'ho, ci mancherebbe, è perfetto, cioè va benissimo, anzi fa un servizio eccezionale, che ieri sera era molto esaustivo quello che lui diceva, però forse non so. Ma ci sono dei momenti giusti per informarsi, secondo me. Ecco, la mattina mentre prendi il caffè, in cui sei nel pieno del risveglio, quindi nel pieno della forza anche emotiva, nel dire c'è una giornata nuova, c'ho da fare cose nuove. Ecco, in quel momento lì forse è meglio informarsi, è meglio prima di andare a dormire. Secondo me è meglio dimenticare qualsiasi cosa, non pensarci, piuttosto vedersi un film che fa ridere, o comunque distaccarsi in quel momento lì, ovviamente se si può fare, perché poi, certo,
Purtroppo ci sono persone che non lo possono fare, che sono magari all'ospedale, che quindi è drammatica questa cosa. Però Tuo cerco di fratello è medico, occuparmi. no? Tuo fratello è medico. Tuo fratello è medico, hai un fratello No, medico tu? no, 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 no. Pensavo fosse No, no, medico. Sì. ho molti amici Ok. medici che già da tempo mi da una settimana prima che venisse fuori l'obbligo di stare a casa, mi dicevano che la situazione era drammatica. E quindi abbiamo anche iniziato delle raccolte fondi, soprattutto per le strutture ospedaliere, perché stanno finendo i posti a disposizione. Qui i miei amici mi dicevano: il problema grosso è che se arriva uno che si è fatto male cadendo in moto, per dirti, e ha bisogno della rianimazione, noi dobbiamo decidere No, di certo. staccare una persona, capito? Ma Questa è una infatti cosa. io ho rinunciato totalmente anche alla Sì. bicicletta, anche se io in realtà c'ho qui le strade popolate, per cui però assolutamente no, perché proprio per quella ragione lì. Ma Esatto. tu hai i tuoi genitori? E Io e i miei genitori, sì, che sono abbastanza anziani, come li ho più stanno? spesso. Dove sono? Loro stanno bene, abitano appena fuori Torino, in un piccolo comune. Li ho dovuti obbligare a stare a casa perché loro, come tutte le persone ormai di una certa età che hanno visto la guerra, hanno visto Certo. cose. A loro questa cosa inizialmente li passava un po' sopra, diciamo. Sì, anche ai miei suoceri abbiamo dovuto fargli un po' un tutorial. La Sì, no, maggior no, è ragione. vero, è vero, è Sì, vero. e Ma guarda, poi io se penso, mia io madre mi non ho più, telefonava, non mi ce l'ho diceva: più i quando vieni a miei. trovare? Non ce l'ho più i miei, ma se avessi avuto i miei avrei dovuto andare a dire come fa lì il governatore della Campania con lanciafiamme. Avrei dovuto andare, Sì, l'ho visto. conoscere, cioè ricordarci in una situazione del genere. Sai, hai visto lui che ha detto. C'era anche quello siciliano che diceva: ma come, una volta tutti a casa, adesso tutti i podisti sono diventati. Comunque, stamattina mi sono svegliato. E Rick Rubin, credo che sia alle Hawaii lui in questo momento, mi ha mandato il video del governatore della, come si chiama lui? Del governatore della Campania. Cioè, Sì, nel senso che questa capito. roba sta facendo il giro del mondo. L'hanno sottotitolato, lui me l'ha mandato sottotitolato, con scritto con la roba del lanciafiamme. Sì. E io, fantastico. Com'è a Torino la situazione? Stanno rispondendo, cioè la gente non c'è, stanno a casa. Ok. No, è vuota praticamente veramente vuota. Io Perché poi, tra l'altro, torinesi, torinesi, poi noi siamo torinesi, abbastanza dei cioè. soldatini, devo dire, No, quando c'è la. Poi torinese, ovvio, sì. c'è sempre qualcuno che in me, come in tutte le città, c'è sempre chi più, chi meno. No, qua Sì, devo De dire Luca, De che. Luca mi hanno scritto adesso, De Luca, no, perché non mi ricordo, mi De Luca. sfuggiva il nome. De Luca, De Luca, Sì. De Luca. No, i torinesi sono mitici. Ma noi è abbastanza, sì, abbastanza. Devo dire che poi già Torino era in un momento in cui si stava un po' rilassando, cioè si stava a casa più volentieri, non c'erano moltissime cose da fare. Questa roba qui ha proprio la chiusa definitivamente. Io abito, come dicevo, in centro, non vedo più passare nessuno, a parte qualcuno col cane, ovviamente, che si tiene bene a Senti, ma distanza, però. invece tutta, diciamo, la parte quella un po' più in difficoltà, no, della società, non so, penso a quella parte dell'immigrazione magari senza il permesso, quindi che ha più difficoltà. Come in una città come Torino, dove ce n'è tanta, no, di quella realtà lì, insomma, una realtà importante. Beh, Che lì mi hanno. notizie hai? Che cosa sta succedendo? Allora, lì mi dicono persone che vivono più o meno nella zona un po' quella più multietnica, che invece lì c'è ancora molto movimento in giro. C'è ancora praticamente un bel movimento. Non so da cosa Ma la città se dipenda. ne sta occupando, non so, il comune, insomma, se ne stanno. Non ho. Noi abbiamo praticamente, io per la prima volta nella vita ho sentito le macchine della polizia, dei carabinieri con i megafoni, con il nastro che diceva di stare a casa. Ok, Ed è ok. una cosa che, se tu ci pensi, apri le finestre e senti il megafono che dice: state a casa, dovete stare tutti a casa. È una roba che è d'altri tempi, c'è una roba che abbiamo Sì, visto no, più fa solo in film. impressione. Aspetta un secondo, fa veramente impressione quella cosa lì. Anche a me ha colpito, perché io ero abituato al megafono che vendeva la frutta. Cioè, presente Esatto. quel megafono, O la oppure. rotino, o la Sì, hai rotina. capito? Arancia di Sicilia! Sai, presente quella cosa lì che ogni tanto passa, no? Carciofi, sai!
o la rotina, donne, arriva invece questa roba qui è un'altra, è un'altra Ecco, faccenda. questi sono, cioè, ci sono molti controlli. Io praticamente il mio studio è affacciato su una strada. Io, ecco, vedi, così siamo proprio uguali. Ormai. Ormai io abito all'ultimo piano di questa casa, scendo con l'ascensore e entro nel mio studio praticamente, un po' come casa Ok. tua, Sì, diciamo. certo. Devo usare l'ascensore. E sotto sono sulla strada. Fino a qualche settimana fa, una strada abbastanza trafficata perché c'è l'università, c'è la RAI qui vicino, quindi sono Certo. Quindi tu da vedi i due. piedi, vedi le cosce delle donne? Più o meno. Più o meno. Ti ricordi c'era un film, quel film di Moretti? C'era una scena molto bella dove si vedevano tutte le scarpe delle persone e lui fa un lungo monologo sulle scarpe delle persone. Era molto bello, Era era. bello quello, Sì, sì. tanto che io avevo scritto addirittura, poi c'avevo scritto un pezzo, avevo scritto un pezzo sulle scarpe delle persone, perché abitavo a New Bello. York in quel periodo. No, poi non l'ho mai pubblicato, no, no, perché poi rileggendolo Non non era, ti. no, non funzionava. Ma Però tu insomma. tutte le cose che scrivi e poi le tieni lì, ma le riascolti ogni tanto. Per esempio, io adesso che sto iniziando a lavorare il mio album nuovo, una delle prime cose che ho fatto è riaprire tutti i vecchi file, tutte le vecchie canzoni, dove andare a vedere se c'è qualcosa che magari può, a distanza di tempo, sai che poi a volte scrivi in un momento storico e poi ti rendi conto che anni dopo che quella cosa lì invece potrebbe aver senso, A diciamo. me capita, sì, anch'io lo Esatto. faccio, cioè ogni tanto vado a rivedere, poi ormai sai con il cloud ho degli appunti del 2002, del 2004, cioè per cui ogni tanto vado a aprirli random, però ho anche un po' a volte una specie di fiducia darwinista nel fatto che le cose poi cioè che le cose forti in qualche modo poi emergono da sole, no? Certo. Mi ricordo Pino Daniele. E negli ultimi anni della sua vita vedeva pochissimo, no? Aveva un problema al nervo ottico, per cui era quasi, quasi, quasi cieco. E allora una volta gli dissi: Ma come fai con i testi delle canzoni? E lui mi disse: No, no, le cose buone me le ricordo. Cioè, se una cosa è Certo. buona me la ricordo, la valuto così, non la devo scrivere, la canticchio, poi se una E cosa ti gira. funziona, vedo che non ho bisogno di scriverla. Beh, effettivamente le cose, quelle che poi ti rimangono nella testa, che ti girano. Un'altra tecnica che io ho è quella di scrivere tanto e poi mentre stacco, ovviamente vado a fare altro, cucino, se quella cosa mi ritorna, se quella cosa mi richiama, mi riporta, io canticchio spesso le cose che ho fatto durante il pomeriggio, durante i giorni prima. Se quella cosa ritorna, ritorna, vuol dire che c'è qualcosa di Sì, importante. anche per me funziona così, ma dopo tanti anni mi rendo conto che poi le cose che rimangono di più, delle cose che uno scrive, sono quelle che non ti devi ricordare, no? Che fanno un po' da sole. Mi dicevano, proprio mi raccontava Rick, che per esempio Jay-Z non scrive niente. Lui fa tre take di un pezzo e sono tre take completamente diversi. Fa solamente freestyle praticamente in studio. E poi dopo lui lavora su quello, cioè, e poi mette a posto il freestyle. Ma ogni take che fa è completamente diverso. È proprio un approccio molto blues, no? Quello in Certo. qualche modo, molto istintivo, molto, molto jazz. Vabbè, poi il rap ti aiuta tantissimo, cioè il rap è un linguaggio che nasce proprio dall'improvvisazione, Sì. dal raccontarsi delle cose che succedono, da raccontare un ambiente, una società, quindi in qualche modo funziona molto bene. Funziona sta roba. Infatti, ultimamente sto cercando. A parte che scrivo perché mi piace scrivere, per cui è una cosa, è una disciplina che mi piace, un'abitudine buona, insomma, che mi piace mantenere. Però poi le canzoni di solito in studio invece ultimamente nascono più come quando abbiamo lavorato io e te insieme, no? Si va lì e vediamo cosa viene fuori da sta session qua. Che bello, io me lo ricordo con grande emozione quel momento, quando ci siamo Bello, incontrati agli bello. studios a New York. Cazzo, Sì. abbiamo Cinque fatto 5 in 2 giorni. in 2 giorni. Ma è così che va, è così che va. È così che funziona. Sempre di più, poi più le possibilità tecnologiche diventano, e più secondo me l'istinto prevale, no?
li sento provare. Certo. Io lo sento quando un disco è iperprodotto, quando c'è tanto pensiero, quando ci hanno messo tante mani, si sente, no? E invece, boom, lo senti quando esce quel pezzo, ah, che esce fuori, che c'ha proprio quella cosa lì che è stato. È così. È così. Brian Eno, lui avevo letto un'intervista a Brian Eno, lui diceva, usava un modo di dire proprio cheap and fast. Cioè, è vero. Musica deve essere cheap and fast, ovvero cheap vuol dire poco costosa, ma anche in senso di rapidità, cioè non stiamocela a menare troppo, è veloce. Sì. E soprattutto... Beh, è curiosa questa cosa, perché molti produttori che si ispirano a lui in realtà sono esattamente il contrario. No, e invece evidentemente è un'impressione che lui ti dà. Esatto. Perché poi invece evidentemente... Ma come tutte le cose, quando uno si ispira troppo, generalmente ne coglie sempre il lato opposto. Cioè, tu pensa quanti gruppi si sono distrutti imitando i Radiohead o Björk, per dirti. Björk ha fatto dei mostri, ha generato dei mostri, è Frankenstein Björk. Certo, hai capito. Dopo Björk c'è stato un grappolo di pseudo Björk che erano un disastro. Un disastro. ma quello è un problema. Sì, ma anche i radio. E succede sempre questa cosa qua. Insomma, è normale. Ma quando c'è un'entità così importante, così imponente, è facile che questa cosa doni tantissimo, ma è anche facile che generi dei mostri. Come e chi sono, secondo te, i Björk di questo momento? Chi sono i generatori di mostri di questo momento? Ti viene in mente qualcuno? Cioè, quelli che proprio che lo senti, no? Dici, ecco, quello sta facendo lui. Ma ci sono due rapper americani molto molto giovani che stanno generando molte cose nuove. Io ho notato tipo Travis Scott. Sì, quelle robe lì. Ho notato che forse oggi più di una volta si tende all'imitazione, ma quella proprio vera, cioè proprio imitare, laddove il plagio perde proprio il suo senso e diventa qualcosa di ancora di più, fondamentalmente. E questo è interessante, però. Ho notato questa cosa qui, e tra l'altro ho notato che molte persone non se ne accorgono, fondamentalmente. Cioè sono dei brani trap americani che sono veramente proprio molto simili a cose che noi sentiamo magari qui in Italia, ma proprio preso paro, e le persone o non se ne accorgono, o forse non c'è nemmeno più l'interesse a prendere in considerazione l'idea del plagio, fondamentalmente. Quindi no, questo è una cosa, io non ci ho mai creduto all'idea del plagio, io sono d'accordo con Morricone in quel senso, e quindi sono d'accordo con gente, anche Bacalov va sempre sostenuto, che non esiste, cioè nel senso che ognuno aggiunge qualcosa a una cosa che già esiste, no? Non c'è, insomma. E poi sicuramente anche una cosa rifatta di un altro, ma certo, viene diversa. Ma è sempre la personalità, l'individuo poi, no? Che trasforma le cose. Però in questo senso, se tu pensi, non so, alla salsa, no? La salsa tropicale, alla fine è fatta con sempre gli stessi accordi e sempre le stesse cose. Cos'è che differenzia una cosa dall'altra? È molto difficile, ascoltata da fuori ti sembra tutta uguale, no? Per cui anche la trap è un po' così. Poi se invece l'ascolti, te la fai raccontare da un pischello, ti dice no, perché questo dice questo, no, quest'altro sta dicendo questo. Esatto. Quindi in realtà colgono delle sfumature che tu dici. Che tu dici, dove stanno le sfumature, no? Certo, niente, certo. Senti, mi ha fatto un sacco di piacere vederti, ci aggiorniamo. Anche io, senti, quando è che fai il tuo DJ set che ti seguo? Allora, ne faccio il martedì sera, quindi domani dalle 7 alle 8 faccio dancehall. Domani dancehall, minchia, che figata. Sì, per ora sento che stanno facendo tutti della dance, quindi no, fai del dancehall, fantastico. Dancehall. Invece la dance, che è praticamente il mio pane, più che altro house, anni 90, fine 80, 90, tech house, lo faccio il sabato. E lì parto alle 7 e vado fino a quando... Ti tira, bene. Senti, mi raccomando, stai protetto. Anche tu. Salutami. Grazie. Le tartarughe. Sì. Dimmi di non darci troppo dentro. Grazie. Ciao, bello. Ciao Samuel. Ciao. Le tartarughe trombanti. No, ma sono miti, sono veramente mitiche. Poi un giorno... Ma è che io mi vergogno, non posso riprenderle, perché se ci fosse Saturnino le riprenderebbe, perché lui non guarda in faccia a nessuno. Ma io ho pudore, proprio. Mi dispiace per loro. Cioè, per cui so, le sento, le vedo, però... non si può, capito? Bisogna avere anche rispetto della privacy, no?
Tu l'hai mai visto due tartarughe che fanno l'amore? L'hai visto? Hai visto il mitico che sono? Stai lì, non ti preoccupare, stai sdraiato, io ti faccio, ti canto una canzone. Grazie. È per te ogni cosa che c'è. La sera su replay. È per te la sera su replay. È per te Fiorello se ci sei. È per te il baffettino figo. È per te adesso te lo dico. È per te ogni cosa che c'è. La tartaruga, la tartaruga. Lei è la tartaruga. La tartaruga fa. Ce l'avevo io la tartaruga. Io ce l'ho un po' qui in giardino. Ne aveva 100 anni la mia. 100 anni, quindi è un bel bestione. L'avevo presa usata. lo sapevo che arrivava. Ragazzata. T'ho visto ieri sera con Bonolis. Che giocava. Ah, ma io t'ho visto a un certo punto. Ti ho visto, poi t'ho perso. Guarda cosa c'ho qui. Scusa, eh. Ma stai giocando? Da solo, sì. Cioè, giochi da solo come i grandi campioni. Ma sei Vinto bravo? Sempre io. Bravissimo. Sei bravo? No, sei veramente bravo? Da piccolo. In Sicilia è la prima cosa che ti insegnano. Io sono uno schifo. A me mi battono tutti. Ma sto scherzando. Ma ti pare che io... Cioè, sono un tipo da scacchi, io. Però magari avevi imparato. No, no. No, perché... no. C'è solo che il cavallo muove a L. Basta, solo quello so. Io lo dico anche in una canzone, la mossa del cavallo. Ah, la mossa del cavallo, sì. No, no, ma tu tutto a posto, hai visto, ti ha fatto bene questo riposino di 2 giorni? Bene, bene, però io poi, ieri ho fatto un sacco di cose in realtà, non è che mi sono riposato, perché mi sono messo qua, ho registrato, ho fatto un sacco, cioè non mi sono, in realtà ieri ho passato tutta la giornata a fare un miliardo di cose. Invece io passo la vita a fare dirette, sono stato vedo, con Bonolis in diretta, Domenica Inn in diretta, la pomeriggio di Dire Uno in diretta, stamattina, poco fa ho fatto Un Giorno da Pecora. Ah, mitico, certo. Tutto piegato sono stato tutto il tempo. Insomma, ieri dove no, ma la cosa del tennis era funzionava. Ah, che giocavamo a tennis, non era male. Sai che a tutti gli oggi faccio fare la roba di Battiato, lì. Visto? Oggi è il compleanno auguri. Di Franco Battiato. Quanti anni compie? 75. Ragazzo, hai visto che oggi c'ho l'auricolare? Sì. Ma funziona, senti meglio con quello? Sento da Dio. C'è sempre il ritardo, però... Sembra sempre che ci avete delle cicche di... Sembra sempre che vi siete messi delle cicche di sigaretta nell'orecchio. Di sigaretta là, sì. E poi le perdi, queste le perdi, Le perdi. Sì, io a me esteticamente non è che mi facciano impazzire, però sono comode, capito? Sono comode. Sì, sì, certo. Perché la Francesca era un po' restia, perché poi l'ha prese, in realtà le usa sempre. Sono comode. Tu stai bene, senti, sì, oggi ti vedo bene. Dobbiamo ingranare perché oggi, è la terza da settimana. Oggi. Sai che dicono settimana. Gli indiani? Dicono gli indiani che l'indiano dice che per una cosa dopo 21 giorni che la fai diventa un'abitudine. Ok? E quindi oggi in realtà siamo alla terza settimana. Siamo alla terza settimana. Per cui stiamo entrando dentro la zona dell'abitudine, però insomma. E sarà ancora, però, sarà ancora un po' lunghetta, eh? Mica è finita, eh? Sarà ancora un po' lunghetta, ma io non sono, io penso, non penso a, cioè, appunto, io penso alle persone che vivono questa cosa con difficoltà negli appartamenti. Mi ha detto Saturnino che a Milano, intorno a casa sua, sente degli urli ogni tanto. Sai che c'è gente che sta da sola? No, certo. Cioè, il single che vive da solo, la single che vive da sola, quella rimane a casa, da sola tutti i giorni, quindi che ben vengano. Quando si dice bisogna stare zitti. No, noi siamo qui per voi, che, ragazzi, con tutto il che cuore. Che ben vengano le dirette dai social, gli intrattenimenti dalla TV, qualsiasi cosa, con tanto di rispetto. Diteci se avete bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, perché qui sì. È importante. Io ho la ricrescita, purtroppo, guarda qua.
Allora, ho fatto sta cazzata che ho comprato la Ho forbice visto il per la... set di Atica. Ma me li viene, me li tagli anche a me, tipo da qua. Qua, vedi, qua, mi Vedi. si stanno gonfiando tutti. Come si fa? E Come si da un fa? po' che... facciamo la faccia che da un po' che non la facciamo. Aspetta, metto il... Perché voglio fare quella con la fascia, capito? Questa è Questa bella, è oh. bella. Ok, Questa è questa. seria. Aspetta, aspetta. Facciamola di profilo. Cazzo, aspetta, aspetta, sta lì, sta lì. Bella questa, oh. Mamma mia, ragazzi. Terribile, eh? Sono mostruosi, eh? Creiamo delle nuove persone, Io quando ero però ti piccolo posso dire, neanche. sono tutti, però, perché tutti hanno la tua testa, la tua intelligenza, meno Io male. quando ero piccolo, ma non sa, anche la faccio ogni tanto anche adesso, mi disegno una bocca. Hai mai provato a disegnarti una bocca in fronte? Terzo occhio? No, ti fai una Ah, la bocca bocca. qui e il naso qui e ti guardi al contrario. È una cosa terribile. Vuoi vederla? Sì, Beh, cerco, ma fammi, che no, dici? Cosa sai, fece? ti faccio scoprire Cosa? una cosa, visto che qua bisogna scoprire dei passatempi, giusto? Sì, fammi Siamo vedere tutti questa. alla ricerca, siamo tutti alla ricerca di passatempi Cioè, folli, tu no? adesso ti disegni la bocca in bocca. No, si sta Guarda. disegnando la bocca. Guarda, eh. E ora Adesso. rimane così tutto il giorno. No, no, ora poi me lo tolgo. Però guarda un po'. Aspetta, adesso io mi metto in testa in giù. Vediamo se Sì, viene. sì. Stai lì, eh. Stai lì, eh. Sto qua. Aspetta, eh. Capito? Aspetta, Parla? con la barba, questa è la barba? Aspetta, Sì? Ma io non vedo la bocca, però. è come, è perché è venuta male. Aspetta, arriva. No, questo è un passatempo che, ragazzi, vi svolto la giornata. State lì. Ci vorrebbe per rossa, capito? Ci vorrebbe rossa. Perché... Devi suonare. Devi Aspetta, eh. Si vede la bocca? suonare. Sì, è strana sta bocca, l'hai fatta? Ma... Aspetta, ci faccio anche le labbra. Esatto, Ci faccio le labbra. fai le labbra così. Esatto. Oh. Ci vorrebbe un pennarello rosso che qui non ho, però praticamente, guarda, eh. Adesso io mi sdraio per terra. Aspetta, Sì. eh. No, è che c'è il sole. Aspetta, no. Ah no, al contrario, devo farla. No, come si fa? ti devi capovolgere. Eccolo. Che brutta cosa. Adesso si vede. Ciao. Ah, che bello. Ah. Ma non ci. Ma io questa cosa non la conoscevo. È un essere. Sembri non so chi. Ma Perché c'ho le occhiaie a forma di sopracciglio, vedi? guarda, si è disegnato la fronte. Guarda, la bocca nella fronte. Ma si può? Ma come si fa? Io sto cambiando set. Sono stato. Qui il collo, No, vedi? no, no, vedo perfettamente. Che figo questo, eh? No, ma guarda che adesso lo farò anch'io. Scusa se mia moglie mi parla, dimmi. È Parla, terribile. non sento. Oddio, cado. Parla forte. Va via? Sembra il mercoledì delle ceneri, sai? Non ti capisco, venerdì 6. Ma come? Non capisco. A te ti capita mai quando ti parlano e ti fanno così? Sì, non si E tu capisce non? niente. Non ho capito. Specialmente quando uno è al telefono, Esatto, capita quando sei al telefono, sì. Che ti vogliono spiegare delle cose, ma io non. no? Sto Poi io andando faccio. nel. Ti faccio un altro giochino, dai, facciamo, insegniamo dei giochini. Guarda questo, eh. Guarda questo. Guarda questo. Questo è stupido, ma questo lo conosci, Ci no? sei? Eccomi. Guarda questo, eh. Ma tutte le sai, eh? Ah, c'è proprio. Ciao Giova! Miau! Sono io! Ciao! Miau! Guarda, Ciao, no, ma baffa linguaccia. veramente. Ah, c'è proprio con la linguaccia! Io questi li faccio quando c'è qualche bambino, sai, di amici, figli di amici che sono Gli faceva a piccoli. Lo Teresa. Senti, dimmi solo faceva a chi hai Teresa, contattato. allora. Chi hai contattato oggi? Perché oggi ci saranno sorprese, sicuro. Oggi abbiamo intellettualismo, intellettualismo.
chi c'è? Dimmi, vediamo che allora, libro. Dopo, fra un po' viene. Ho contattato Matteo Nucci, che è uno scrittore bravo, che è grande esperto di mitologia, proprio i greci, l'Iliade, l'Odissea, quelle cose lì, Roma, Eros, Venere. Quello delle fantasmi. Esatto. E quindi lui praticamente ho chiesto, gli ho detto: Matteo, ma ti colleghi e ci dai una lettura di quello che stiamo vivendo, di questa epica che stiamo attraversando in qualche modo, di questo momento, attraverso la mitologia, attraverso le figure mitologiche, no? Quindi potrebbe essere interessante, potrebbe anche non essere così, potrebbe essere per qualcuno, magari non gliene frega niente, ma siccome invece il tema mi interessa, qui è un varietà, perché tu devi varietà di cose, varietà. Quindi ogni giorno ti devi mettere, e poi dopo chiamo anche Luca Sofri, conosci Luca? Come no? Luca, certo. È, oltre che essere una persona brillante, è uno che si occupa di comunicazione, di informazione, e quindi volevo fare due chiacchiere con lui, perché è uno informato, è uno che sa le cose, è uno che faceva ci può dare un programma su Radio 2, lui, no? Non era Condor, si chiamava il Condor. Faceva Condor, poi c'è lui, è il direttore del Post, del Post. Il Post, come lo conosco? Figo il Post, Ma non mi vedi rincoglionito? Sono rincoglionito. È lunedì, ripartire, anche se è un strano di... Perché che hai fatto? Se niente. Anch'io sono un po' presente quel lunedì. Perché lunedì, hai capito che... lunedì, sì. Un'altra settimana, così. No, vale, io sai, cose... cavolo, uno... Perché adesso cominciamo a entrare in quei giorni in cui aspettiamo che questa curva cali. Scenda. Hai presente? Porco cane. È così. No? Allora, i risultati, adesso siamo a 15 giorni fa è iniziato tutto questo, no? La quarantena. Però sai, 15 giorni fa sapevamo che questa curva sarebbe salita, ok? Quindi eravamo preparati un po' a questo, no? Cioè, con la testa. Adesso è il momento in cui dobbiamo raccogliere tutto. Sì, perché sono passati 15 giorni, quindi teoricamente dalla prima stretta del governo alla quarantena, che è stata 2 settimane fa, adesso dovremmo cominciare ad avere i primi frutti di questa roba qua, no? E quindi, porco cane, siamo lì a aspettare la curva. Se la vedi, è presente che però dicono che se tu guardi le lancette dell'orologio non le vedi muoversi. No, è come quando guardi l'acqua della pasta, non bolle mai. E allora, se uno si mette lì a guardare la curva, noi che siamo vecchi, Adesso. Io faccio per non invecchiare, guardo le cose in cui il tempo non passa mai, quindi sto tutto il giorno a guardare l'acqua che bolle, vedo, capito, le partite quando c'è la squadra mia del cuore che perde, che vince, che non finisce mai il tempo perché deve finire la partita così abbiamo vinto, guardo quello, tutte le cose che allungano il tempo, sai, la fila, che stai bevendo? Briagone. Acqua di cocco, oggi, perché... Ho trovato una riserva di acqua di cocco. Cioè, dove? Nel tuo giardino? No, mo ti racconto. Praticamente, ancora del tour dell'estate scorsa. Cioè, hai guardato la scadenza? No, scade fra una settimana. Fra 10 minuti. Per cui? Quindi, vabbè, scade fra 5 minuti, come la linea. Quindi, praticamente... Ho trovato questa piccola riserva di acqua di cocco che mi portavo in tour e l'ho trovata, era lì nel sottoscala, e quindi ho detto: cazzo, ragazzi, siamo salvi, ho quattro litri di acqua di cocco, me li faccio durare per tutta la settimana. L'acqua di cocco lo sai che è lassativa, cazzo. Sì. È lassativa. Sì? Però quello è meglio, no? C'è del lassismo. Del lassismo. C'è del lassativismo. Invece sì, ma tu vai bene, tu vai bene, sì. Sì, benissimo. Questo ti interessa tantissimo. La gioco. Vuoi sapere? Sì, va bene. Problema è l'altro, la pipì, che a questa età comincia ad avere fatica. Hai fatto un pezzo a Sanremo che è rimasto nelle antologie. Parlerà Matteo Nucci dopo, insieme all'Iliade. Sì. Parlerà del tuo pezzo. Parlerà di quello. Parlerà di quello. Ieri invece, ieri sera ho beccato un film. Sta per cadere la linea di un'ora, ma rimani lì, poi ti richiamo. Vabbè, ma tanto c'hai Nucci. Diciamo che ieri, 2 ore, non ho pensato a niente. Un'ora e poi, boom, arriva la mannaia, ci segano.
Tanto io sventolo la bandiera, la bandierina, queste sono quelle da barca, perché me ne ero comprate due, una ce l'ho lassù, attaccata lassù, che me la sono portata nel mio viaggio in bici, l'avevo proprio attaccata dietro la bici, così come fa, sapete come fanno i velisti, no? Nelle barche a vela si mette la bandiera della nazionalità che certifica, insomma, indica la nazionalità della barca. E poi si mette la bandiera del paese che ti sta ospitando in quel momento. Per cui quando entri nelle acque territoriali, non so, greche, si issa una piccola bandierina greca. Questo me l'ha insegnato Giovanni Soldini e io ne ho fatto tesoro e adesso quindi mi sono comprato le bandierine e quando vado in giro, quando vado Bici. Anche perché andando in giro per l'Argentina con la bandiera italiana, sei bellino, la bandiera italiana e Argentina insieme, in Argentina è pieno di italiani, cioè di pieno. origine, e quindi mi fermavano, italiano, italiano, era Giovanotti in italiano. e facevamo subito comunella, facevamo subito comunella. Senti, allora Io chiamo Sofri adesso, guarda chiamo che ho visto che Sofri, linea, va saluto bene? perché se mi faccio un po' di pennica e poi Se hai ti richiamo appena mi bisogno di sveglio. Sì, qualcosa, dimmelo, eh? Va bene? di che c'ho bisogno Acqua di cocco. qua? Bella, scaduta, buonissima. No, no, scade tra poco, non è scaduto. Non è scaduto. Questa va chi è? Salutami Sofri. Killi mi A dopo. soffri, cantagliela, killi. Ci sta, perfetta. Sì. Sai Killi mi soffri, come si chiamano i aristocratico. figli di Sofri? I No. sofricini, Come? i sofricini, i sofricini. Secondo me non lo trovi, se ne va. Non lo No, trovi. no, Scommetti che se no, no. ne va. C'ha una certa ironia. C'ha una No, certa ironia. solo. Ciao, a Ciao, dopo. Fiore, a dopo. Ciao, 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 ciao. ciao. Sofricini, bra. Ti ricordate? La mia mamma mi faceva i sofricini una volta. Quando eravamo piccoli, era una festa quando ce li faceva. Allora, oh, Matteo Nucci c'è, dopo ti chiamo, eh. Aspetta, devo sentire oggi intellettualismo, eh. Oggi abbiamo dell'intellettualismo. Oggi vedi quello che c'è. Ti manca la libreria dietro, non sei un intellettuale se non hai la libreria dietro. Guarda, no, non ho parole. Non hai neanche, sai che i direttori di giornali hanno tutti Le annate Treccani? dei giornali, le annate dei giornali, no? Ah no, di solito le Treccani, l'enciclopedia no, al Corriere hanno l'enciclopedia dietro sempre. Io anche ho la Treccani, ma ormai è coperta da altri libri perché non l'apro da 20 anni, perché non serve più a niente, poverina. No. Senti, perché Fiorello è andato a fare una pennica quando arrivavo io? No, Non so. no, Fiorello ti segue, altro che pennica, sei pazzo. Fiorello ti segue. Come Luca. andiamo? Ti vedo in forma. No, noi siamo. Queste dirette ci ringalluzziscono in qualche modo perché. No, almeno ci diamo un appuntamento, servono, no? Ma tu stai facendo, Capito? cosa stai facendo tu? Stai facendo un po' di dirette, un po' di cose. Un po' di? Dirette, cosa fai? No, DJ niente, non mi set. invita nessuno. Non mi invita nessuno. Seguo solo nelle feste di Nicola Savino alle 6. Anch'io, sì, anch'io quella lì la seguo. Mette musica figa. E il post come va? Io ci vado in questi giorni. Ci Il vado in post questi giorni. va bene, sai come succede, diciamo, purtroppo nelle crisi e nelle emergenze i giornali e l'informazione, diciamo, in termini di attenzione vanno sempre bene. Questa poi, diciamo, è un'emergenza di una tale complicazione, confusione, cose che non si sanno, che quindi le richieste di informazioni sono tantissime. Poi, appunto, cerchiamo. Secondo, dal tuo punto di vista, tu sei anche uno studioso di questa cosa, come viene affrontata dal punto di, nei, nei, nei organi di informazione la crisi Covid-19? Cioè, qual è il tuo, non, ti chiedo un giudizio, ti chiedo un punto di vista, un pensiero, Guarda, anche. è una cosa senza precedenti, come diciamo tutti, per un sacco di ragioni, no? Però è anche molto strana e particolare giornalisticamente. Se tu vuoi anche paragonarla a cose che sono state di scala molto diverse, no? Quello che si dice, come vediamo, i paragoni che usiamo sono o la guerra mondiale 75 anni fa,
oppure delle, diciamo, catastrofi o delle emergenze di scala decisamente più limitata, ma che comunque sono state molto importanti per l'informazione e per come sono state seguite. La differenza grossissima fra questa e quelle è che in questo caso c'è pochissimo di visibile e quindi l'emergenza è molto difficile da rappresentare, no? A cominciare dal lavoro dei fotografi, a cominciare che come sai è un pezzo grossissimo, no? Del, certo, del lavoro di informazione dei media. Non ci sono delle cose da mostrare per rappresentare la paura, il terrore e la crisi di tutto questo, tant'è vero che appunto c'è stato improvvisamente un momento in cui si sono potute vedere le città deserte, è stata la prima evidenza, però fino a quel momento lì tutti quelli che dovevano illustrare degli articoli o al telegiornale mettere qualcosa sullo sfondo ancora lo fanno, mettono queste pallette del coronavirus che sono, diciamo, graficamente anche affascinanti, ma certo, faticano a trasmettere un senso appunto della dimensione della cosa. E probabilmente quello è anche stato un problema ed è tuttora un problema anche nel dare la giusta misura dell'allarme, del rischio e del pericolo, no? Che le persone che ricevono delle istruzioni cercano di seguire le istruzioni, però effettivamente, candidamente, molti, oppure in maniera ignorante, guardano fuori e dicono che problema c'è, no? Non è come in guerra che se vado... No, ma guarda, mi stai dicendo una cosa proprio, io aspetto. Ho fatto proprio bene a chiamarti, guarda. Sì, sì, perché vedi, perché stai rendendo... sì, è così, ma non ci avevo mica tanto pensato io. Se tu fai il paragone con la guerra, se in questo momento noi fossimo chiusi in casa perché fuori sparano, bombardano, non andiamo a fare la spesa al supermercato. Oppure se ci andiamo dobbiamo stare bordo i muri, conoscere dei percorsi dove non ci sono i cecchini, eccetera, eccetera. Invece in questo momento... praticamente lo possiamo fare, non ci succede niente andare da qui al supermercato. E questo crea una contraddizione con la necessità invece di avere assolutamente presente che meno ci andiamo al supermercato, meno andiamo in qualunque altro posto, meglio è per tutti. Certo. E questo no, è veramente inedita anche da quel punto di vista lì, questa storia qua. È veramente inedita. E i nostri media erano preparati a questa cosa? No, vabbè. La stanno affrontando, cioè tu leggi delle cose... che ti, cioè non so, le edicole sono considerate, vengono tenute aperte perché i giornali sono considerati beni essenziali, no? Ok, e cosa ne pensi di questa cosa qua? Penso che diciamo come tutti gli oggetti, come tutte le categorie, è un po' schematica generalizzante, no? È come quando diciamo ben intenzionati bisogna leggere dei libri, poi però salta fuori qualcuno e ti mostra, diciamo, un libro che è una scemenza totale, un libro che sono le barzellette del coso, e uno dice vabbè, non è così fondamentale per il mondo che si leggano questi libri qua, no? Quando diciamo i libri immaginiamo un'idea, diciamo, di qualità alta connaturata a determinati libri. Quando parliamo dei giornali vale lo stesso. Certo che è fondamentale il ruolo delle edicole, dei giornali, dell'informazione. Poi ci sono differenze grandissime fra un'informazione fatta meglio e un'informazione fatta peggio. In questa situazione c'è anche molto una schizofrenia. Tu vedi sui giornali contemporaneamente una responsabilizzazione rispetto a informare, far capire le cose, dare dei servizi, eccetera. E al tempo stesso però la situazione non ha permesso di scrollarsi di dosso di tutto un sensazionalismo, di tutta una trascuratezza, di tutte delle cose che soprattutto nei titoli spesso sono molto... Beh, io ieri ti racconto una cosa che non vale niente, no? Perché mi riguarda, per cui una piccolissima cosa, no? Però piccolissima cosa. No, siccome mi è capitata, ho detto, però vedi, come chissà poi quando si tratta di una notizia importante, evidentemente questa stessa attitudine viene applicata a tutto, no? Io ieri mattina ho scritto un post di così, avevo voglia di scrivere una cosa di incoraggiamento e ho usato un'espressione, ho detto, cerchiamo di non farci sopraffare la parola esatta, te la dico però perché ho usato una parola dallo sconforto e dalla paura. Non lasciamo di sopraffare dallo sconforto e dalla paura. Poi ho visto che, non so, forse la stampa ha ripreso questo post e l'ha titolato Giovanotti, due punti, non abbiate paura. E allora io ho detto, ma io non ho detto non abbiate paura, io mi cago sotto.
Cioè, non è vero, ma come non abbiate paura? Io ho detto un'altra cosa. Non abbiate paura, l'ha detta Giovanni Paolo II. Cioè, perché ha l'autorevolezza di un papa per dire questa cosa. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto cerchiamo di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura. Quindi vuol dire che lo sconforto e la paura ci sono, ma cerchiamo di non farci sopraffare. Quindi di bilanciarli con altre sensazioni, con altre emozioni. E quindi ho questo titolo un po'... Non mi ha fatto arrabbiare perché conosco i giornali, no? Quindi, però ho detto, ma io non l'ho detta questa cosa. Quindi mi attribuiscono in realtà un'azione che non ho fatto. Questa cosa accade generalmente, no? Accade piuttosto generalmente, diciamo. I titoli sono uno dei problemi più grossi nelle trascuratezze di tutto un pezzo del lavoro del giornalista. Tu hai scritto un libro su questa cosa, no? Notizie che non lo erano, giusto? Notizie che non lo erano. Sì, esatto, in cui appunto la questione dei titoli era un pezzo grosso. Ma ti dico un'altra cosa per dirti appunto la trascuratezza che genera poi disastri. Ieri c'era un articolo, peraltro interessante, che smontava alcune cose false che stanno circolando, un articolo scritto peraltro da un nostro amico, ma insomma non faccio nome di testate e autori, e che spiegava che non è vera una cosa che è circolata per cui bere degli alcolici protegge dal coronavirus, no? È circolata la vodka, addirittura si è detto. Certo. Okay. Chi ha titolato quel suo articolo? Ha titolato una cosa tipo: contro il coronavirus l'alcol non serve a niente, no? L'alcol è inutile contro il coronavirus. Allora, se tu ci pensi, dopo che sono settimane che ci spiegano come disinfettare le cose, come lavarsi le mani, come l'alcol può essere utile per pulire e disinfettare, certo, rispetto ad altre cose. Se tu fai un titolo che è l'alcol non serve niente contro il coronavirus, io l'ho visto e ho fatto un salto, perché mi sono detto, ma scusate, non stavamo dicendo la cosa contraria fino a un attimo fa. E però, appunto, nella sbrigatività di fare un titolo, il bere alcolici diventa l'alcol e diventa esattamente la cosa opposta che si dice. E questa cosa capita piuttosto spesso. Ma questo è un nodo fondamentale, però, no? È un nodo fondamentale. Cioè, e questa potrebbe essere anche l'occasione per sbrogliarlo un po', questo nodo qui, no? O no? Potrebbe essere, è che c'è un incancrenimento di meccanismi e dinamiche nel modo in cui si fa un pezzo dei giornali, perché poi adesso non voglio essere solo critico. No, neanche io, è chiaro che stiamo un po' generalizzando, no? Però per forza bisogna un po' generalizzare, no? Per affrontare questa cosa qua, quando se ne parla, no? È difficile non farlo, sì, a meno che uno non comincia a fare dei nomi e cognomi, però non mi sembra il caso, no? Però questo no, è... Però sai qual è il rischio? È un tema... Poi si stanno facendo tutti due palle mostruose. Adesso tra poco ti mando a cantare delle cose. No, ma invece uno può cambiare. Cioè, non è... Però io stamattina ho visto un pezzo su in televisione di Gianni Mura, no? Che è morto qualche giorno fa, che era un giornalista storico, no? E mi ha impressionato, no? Una cosa degli anni 70 dove lui parlava del ciclismo. E mi ha impressionato proprio il linguaggio, no? Il livello, no? Il livello. E quindi ho detto, a meno male che oggi ve ne soffri, almeno ne parliamo di questa cosa. No, perché... Figuriamoci. Però... Senti, ti volevo chiedere due cose prima che ci tengo. La prima cosa, come va il post? Nel senso, sono cresciuti... con il coronavirus, diciamo, i numeri sono cresciuti esponenzialmente anche nel tuo mondo? Diciamo, non esponenzialmente, stiamo attenti a usare ormai... Diciamo, però sono cresciuti? Sì, sono cresciuti, diciamo, stanno crescendo i numeri di tutti quanti i giornali, tantissimo dei giornali online, naturalmente, data la condizione in cui siamo, e quindi sì, sono cresciuti. Guarda, ti dico una cosa adesso col senso della misura, perché ti puoi immaginare quanto poco sia obiettivo io rispetto al giornale in cui lavoro io. Sono cresciuti molto i numeri di lettori del Post. Stanno crescendo molto gli abbonati al Post, cioè le persone che contribuiscono, diciamo, al sostegno economico del Post, che è un pezzo del progetto del Post che abbiamo lanciato l'anno scorso, che è partito molto bene, ma sta avendo adesso, diciamo, degli ottimi risultati, perché le persone apprezzano molto anche questo pezzo di lavoro che stiamo facendo. Ma più di tutti, lo dico molto, molto sinceramente, uno può sembrare che vada di più alla moneta e sarebbe anche normale, ma i feedback e le gratificazioni e i
messaggi che riceviamo in questo momento addirittura molto responsabilizzanti. Ci sono delle cose, che a noi verrebbe da condividere continuamente. Riceviamo, soprattutto nei primi momenti della quarantena, delle istruzioni di stare a casa, eccetera, una quantità di richieste di informazioni su cui siamo completamente inadeguati, ma le persone che chiedono se sarebbe partito quel volo aereo lì, le persone che chiedono se possono andare dalla loro zia che non sta bene nel comune accanto, le persone che chiedono cosa faccio con la babysitter di mio figlio, le persone che dicono devo andare a fare una chemioterapia, posso andare, eccetera, e scrivono al posto, io mi immagino che cosa sia nei giornali grandi. No? E tu non, voi le smistate un po' queste cose qui o non rispondete nemmeno? No, per la maggior parte delle volte rispondiamo, diciamo, per quello che possiedono, consentono le nostre forze, rispondiamo indirizzandoli ai numeri, agli indirizzi, ai siti, diciamo, che danno maggiori informazioni dove ne abbiamo. Altre volte rispondiamo cortesemente con un saluto per non lasciare le cose senza risposta dove lasciamo. Però, appunto, ti fa capire anche, come giustamente alludevate prima, anche con Samuele, anche con Fiorello, che appunto noi siamo qui e chiacchieriamo, ma ci sono persone che sono in guai enormi in tutta questa enormi. Io ma allora, legandomi a questo, tu sarai dentro l'informazione 24 H24, come si dice, no? È un altro modo, un'altra roba da titolo di giornale. E come immagini la ripresa da questa roba qua? Guarda, allora, l'unica cosa che... Ti sei fatto un'idea su come potrebbe essere la ripresa da questa roba qua? Allora, purtroppo mi sono fatto un'idea su come non sarà la ripresa, nel senso che un'altra diciamo, ricaduta del discorso che facevamo prima sull'anomalia di questa emergenza è che quando noi usciremo da tutto questo, speriamo più presto possibile, è difficile che sarà un'uscita immediata e improvvisa, un cambio di stato immediato e improvviso. Non è una situazione in cui noi improvvisamente usciremo tutti per le strade, ci abbracceremo, certo, e andremo a fare caroselli. Sì, è finita la guerra, facciamo... Ci sarà probabilmente una gradualità di appunto attenuamento di tutte queste regole, costrizioni e limitazioni. Ci sarà, insomma, io spero, diciamo che lo spero molto, che lo speriamo tutti quanti, che ci sia un progresso verso una situazione di normalità, ma che sarà un progresso molto lungo, senza rotture immediate, senza salti immediati di quelli appunto che improvvisamente facciamo una festa tutti quanti. Poi, se vuoi, questo è il tema, rispetto alla domanda che hai fatto, è il tema più delicato di tutti, che sta, diciamo, un po' sullo sfondo di tutte le cose che riguardano l'informazione, ovvero quanto è una cosa di cui sto discutendo con molte persone. Quanto ne vogliamo parlare degli scenari possibili futuri? Tutte le discussioni e le ipotesi che si fanno su quello che può succedere, su quanto può durare tutto questo, su quali possono essere gli sviluppi, discussioni che in alcuni casi rispetto a alcune ipotesi sono abbastanza disarmanti, cioè parlano di tempi lunghi o parlano comunque di condizioni permanenti rispetto a alcune limitazioni attuali, no? Sì, certo, si tornerà un po' alla normalità, ma alcune cose non saranno più come prima. Queste riflessioni, che da una parte sono interessanti e importanti per smettere di vivere dall'oggi al domani, perché dall'oggi al domani, eccetera, puoi andare avanti per un po', dopo appunto comincia a far fatica, al tempo stesso sono delle riflessioni che rischiano di essere, diciamo, faticose da affrontare. Certo. Ecco. E quanto, diciamo, queste riflessioni debbano essere interpretate e raccontate dai mezzi di informazione, da noi che scriviamo, da noi che raccontiamo cose, è un tema. Forse, appunto, dice un mio amico più intellettuale e colto di me, che è Marino Sinibaldi, dice appunto, forse non è che tutte le cose di cui parliamo, di cui discutiamo, appunto, sono cose che poi dobbiamo mettere in pubblico e condividere con tutti quanti, no? Certo, ma no, perché appunto, pensando
alla, come si dice, alla comparazione che si fa anche di linguaggio fra quello che ci sta succedendo e la guerra, no? Cioè si usa un vocabolario totalmente bellico, no? Per, cioè proprio si prende il vocabolario bellico e si adatta a questa cosa che stiamo vivendo. Ma non è adatto, no? Non è... non va bene questa cosa. Sai qua. Qual è, sai qual è l'altro profilo su cui non è adatto, grazie al cielo? Che non c'è un nemico. E quello è il punto. Cioè, per cui continuare a parlare di trincea, continuare a parlare di... è anche semplicemente fuorviante, perché allora se parliamo col vocabolario bellico dovremmo veramente preparare il boogie boogie per quando finisce questa roba, no? Però probabilmente non c'è il boogie boogie per quando finisce questa cosa, nel senso che non ci sarà una data di scadenza, non ci sarà un momento in cui questa cosa finisce, per cui anche dal punto di vista della preparazione all'uscita sarà completamente diversa, non ci sarà una guerra vinta. Probabilmente sì, poi tutti noi, diciamo, in un pezzetto del nostro cuore, della nostra testa o del nostro distrarci dalle cose, continuiamo a pensare che domattina ci svegliamo è come il giorno della marmotta, quando lui finalmente si sveglia ed è finita, no? Oppure, certo, diciamo, altre cose del genere. C'è tutta una letteratura anche cinematografica sul fatto che a un certo punto la cosa sparisce. No? Ma quello che non si può dire, quello che tu dicevi, che ti ha detto Sinibaldi, che non si può dire, non si può dire perché farebbe paura? Sì, ma guarda, non si può dire esagerato, perché sembra che ci sia una no, certo, non si può dire, nel senso che probabilmente non ci sono. Non so se tanto che farebbe paura quanto ci mette in un ordine di idee, diciamo, a rischio di demotivazione, ecco. Okay. Anche irrazionale, eh? Anche irrazionale. Magari, appunto, ti faccio un esempio completamente inventato. Metti che ci sia una riflessione fatta da un'università australiana sul fatto che, valutando tutte delle cose, eccetera, l'ipotesi è che rimaniamo così per i prossimi 2 anni. Dico una roba inventata e esagerata. Ok, sì, esagerata. Ok, è un'ipotesi che è basata appunto su dei ragionamenti, delle riflessioni, dei dati, forse, eccetera, eccetera, ma una di 100.000 ipotesi, no? Ok? Nel momento in cui noi ne parliamo pubblicamente, le diamo spazio, questa cosa assume, diciamo, dentro le nostre teste, dentro le nostre vite, uno spazio e un peso maggiore di quello dell'essere una di 100.000 ipotesi, no? E siccome non stiamo parlando di ipotesi che riguardano il calciomercato, ma stiamo parlando di ipotesi che riguardano la vita del mondo e di tutti, certo, noi, appunto su queste cose bisogna essere molto attenti, diciamo, a come gravano sui nostri pensieri, ma anche su, io dico, sul, non solo di quelli che leggono eventualmente il pezzo che scrivo io, ma sui miei stessi nel momento in cui lo scrivo, nel momento in cui ci rifletto, ecco. Comunque io allora invito chi ci sta guardando, che adesso siamo qualche migliaio, ma insomma magari questa diretta rimane lì per 24 ore, diventeranno tanti, a seguire, a entrare nel post se non lo conoscete o se lo conoscete poco, perché magari in questo momento siamo talmente bombardati che magari mi passa di mente, però andate a visitare il post, è un giornale online diretto da Luca Sofri, che ormai ha un po' di anni, che porta avanti una linea... Ah, Luca Sofri, pensavo fosse quello che c'è. Beh, anche tu, diciamo, c'è la mia età, per cui non è che puoi. Sì, la sai quella cosa, non so se te l'ho mai raccontata, quella cosa di a un tuo ennesimo e centesimo concerto a cui sono andato, a un certo punto, diciamo, in piedi sugli spalti mi sono messo a ballettare una qualunque tua cosa e mia figlia mi ha guardato con molta severità e io le ho detto: ma scusa, ma c'ha l'età mia, quello sta facendo la stessa cosa. Tua figlia sbaglia, i tuoi figli sbagliano. Noi dobbiamo fare come gli africani, quelli che ballano, si dobbiamo ballare fino all'ultimo giorno, ballare è una cosa che non ha età. Questa è una cosa sbagliata dei nostri genitori, capito? Che a un certo punto bisogna smettere di ballare. Io avevo una zia che è morta a 101 anni e che tutti i sabati andava a ballare. Questa è una... Io conto su Nicola Savino alle 6, guarda. Fondamentale. Senti, ma perché i giornalisti non fanno i titoli dei loro pezzi? Non potrebbe essere... Cioè, perché... Dove si firma? Perché guarda che fare i titoli è una professionalità molto particolare. Cioè, però andrebbe fatta bene quella professione, andrebbe portata avanti con consapevolezza. Non è sbagliato che ci siano delle persone che sanno fare bene solo i titoli. Il problema è che poi spesso li fanno persone che non li sanno fare così bene. Ecco. Sì, io un po' sì, un po' è così. Sì, mi rendo conto. Un po' è così, perché poi...
Così io ogni volta dico: ma porco cane, leggi un pezzo che magari ti piace, ma guarda che titolo di merda che gli hanno fatto a sto pezzo qua, no? Però insomma, vabbè, vedremo. Quindi diciamo, tu non puoi decidere questa cosa per gli altri. Non posso decidere i titoli di tutti gli altri, dici. Di tutti gli altri, non li puoi fare tu tutti i titoli di tutti i giornali italiani. Vabbè, senti, oh, niente, è che i click ci hanno cambiato la vita. Saluta tutte le ragazze. Anche tu. E l'Emilia Ciao. Come sta? Suona, canta? Ebbene, no, suona e canta poco, guarda molte serie. Temo che tu, sia e qui. E tu che serie guardi? Tu che serie guardi? Io che serie guardo? Adesso molte meno, perché stiamo, diciamo, appunto, alcuni di noi in questa situazione stanno lavorando più di prima. Mi sono Ma la messo... tua serie, diciamo, la tua serie delle serie qual è? La mia serie della serie mi fai fare una figura un po' da babbione, temo che sia ancora Lost, diciamo, ho lasciato ancora il cuore lì. Ecco. Sì, però dopo un po' Lost poi si perde, però, come dice il titolo. Si perde, però sai come... Lost e le prime tre serie sono domani, una cosa pazzesca. Domani sono 40 anni dall'uscita di Duke dei Genesis. Uno mi può dire, i Genesis erano un po' persi, ma andavano... No, io sono di quelli, a me piacciono i dischi dei Genesis che i genesisisti odiano. Per cui io, a me piace Abba Cab, cioè a me piace quella roba lì. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo. Cioè per me, a me Genesis con gli Elfi proprio... No, io difendo anche gli Elfi. Adesso no, in me, nel senso, però a me piace, capito, quello lì, i Genesis quando diventano elettronici, quelle cose lì, quando proprio diventavo pazzo io per quella roba. Vabbè, niente, dai. Io ho preso i biglietti per novembre, se siamo fuori da tutto. È vero che sì, è vero. Dai, novembre potrebbe essere novembre, cominciamo a pensarci seriamente. Ottimisticamente, cavolo. Sì. Sì. Mamma mia, se ci penso a sta roba qua, se penso a cosa sta succedendo nel mondo, cioè è un casino, i concerti, mamma mia. Sai che c'era un'intervista molto bella, molto bella e quasi commovente, di David Crosby qualche giorno fa. Ah, l'ho letta, dove lui diceva: io ragazzi vado a dormire sotto i ponti. Esatto. Sì. Eh no, ma ragazzi, perché poi oggi con il live... Ma per tutti, ma insomma, andare a un concerto è un momento di magia, proprio un momento bellissimo. Io mi commuovo, io in qualsiasi concerto, quando il momento in cui si spenge la luce, inizia, quel momento lì ci può essere chiunque sul palco. Per me si rimettono in fila tutti gli astri in quel momento lì. È proprio... Lorenzo, pensa cosa sarebbe stato, diciamo c'è un sacco di gente nei guai per questo, ma pensa se questo fosse stato per te l'anno di Jovabici. No, infatti non ci penso. Ecco. Tu mi pensa, io guarda, ho già rimosso quel pensiero lì, ci ho pensato subito quando mi hanno detto che stavano annullando il tour, ho detto noi eravamo in 1000 in giro, un'industria di 1000 persone che si muoveva, per cui 1000 vuol dire famiglie, vuol dire poi il territorio, le città, che si alberghi pieni, cioè vabbè, dai, non ci pensiamo, andiamo avanti, guardiamo avanti. Luca, ciao, a presto, grazie mille. Ciao caro, grazie mille. Ciao. Luca Sofri, direttore del Post, nonché grande esperto di musica, super esperto di musica, anzi io scopro delle cose spesso grazie al Signore. Volevo adesso, prima di collegarmi, ho chiesto a Riccardo Onori, fatemi vedere, adesso vi faccio sentire, eccolo qua Riccardino. Adesso tentiamo un esperimento di musica a distanza. State lì, non ve ne andate. Intanto vi mando un saluto e saluto tutti voi che ci state seguendo, che siete sempre tanti. E devo trovarmi. Allora, adesso vi faccio una cosa, vediamo un po'. Accendo lo stereo, cioè la cassa, attacco il computer. State lì, tanto il computer, come potete vedere qui c'è Riccardo Onori, si vede Riccardo Onori, eccolo qua. E ieri ho detto: Riccardino, mi fai un favore, lo vedete qui, Riccardo, mi suoni con la chitarra, perché io faccio gli accordi della spiaggia, ma mi suoni le tasche piene di sassi, e così la suoniamo. Va bene se vi faccio le tasche piene di sassi con Riccardo Onori alla chitarra. Almeno lui è qui che suona.
e io ci canto sopra. Intanto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Vado in play e proviamo. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma certe cose qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energie. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi. La faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci a un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vende piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Riccardo Onori. Alla chitarra, grazie Riccardino di queste cartoline che mi mandi. Domani ne facciamo un'altra, se ti va. E mi sposto di qua, così, per cambio situation. Aspetta che prendo un po' di disordine, ecco, vi mostro il disordine della mia stanza, che da quando facciamo queste dirette è diventata una specie di redazione. Adesso vado a cercare Matteo Nucci. Stamattina un mio amico Andrea da Brescia, anche lui chiuso in casa a Brescia con la famiglia, mi ha mandato un racconto molto bello che sta girando, molto suggestivo, di quelli che girano sui social, a Facebook, no? E attribuito a Carl Gustav Jung, il libro rosso. Allora io sono andato a cercarlo sul libro rosso, ma non l'ho trovato, quindi probabilmente è un fake.
ma il fatto che sia un fake non lo rende meno interessante, semplicemente probabilmente non è di Jung. Poi magari alla fine ve lo leggo, se vi ho incuriosito. L'ho cercato nel libro rosso, che ce l'ho, è un bestione, guardate che questo è un librone, che però è un libro molto ermetico in realtà, molto... sì, infatti mi sembrava strano che fosse nel libro rosso. Faccio andare a cercare, non c'è. Però adesso voglio vedere se c'è Matteo Nucci. Oggi veramente... Ah sì, certo che c'è Matteo. Matteo Nucci è un grande scrittore, uno scrittore che io sono un suo affezionato lettore. Poi ho avuto modo di incontrarlo una volta. Eccolo qua. Eccoci. Caro Nucci. Come stai? Io sto bene, grazie. Tu dove stai? Come stai e dove sei? Sto qui, casa mia, chiuso non qui. Non c'è neanche un libro, non hai neanche un libro in casa. Qualcuno l'ho messo apposta qua dietro per te. Così, perché fa bella la tua casa, oh. Certo che i libri in casa sono un elemento, forse nelle case del futuro non ci saranno più, no? Ci saranno meno. Non lo so, io non ne posso più, devo dire la verità, ce li ho ovunque, quindi... Anch'io ce li ho ovunque, ormai ce li ho veramente ovunque, però forse sono quelle cose che ti arrivano da bambino, no? Il mio babbo aveva fatto l'avviamento, che è la scuola che si faceva, la scuola dopo le elementari, credo si faceva l'avviamento, forse dopo le medie, e quindi insomma non era, però lui riempì la casa di libri, pur non avendone letti molti, no? Ma era una persona curiosa e voleva trasmetterci questa curiosità. A casa, noi siamo cresciuti in una casa piena di libri, e questa cosa qua alla fine poi me la sono ritrovata quando ho fatto una mia casa. E la Francesca condivide con me questa cosa. La cosa più importante della nostra casa, a parte gli esseri viventi che ci stanno dentro, sono i libri proprio. Perché pure i libri sono vivi, no? Sì, sono esseri. È proprio così. Entri dentro. Cioè, anzi, penso che in questo momento che stiamo vivendo, veramente mai come oggi ci stiamo rendendo conto dell'importanza di vivere altrove, stando fermi in un luogo, no? Di quanto è potente questa cosa, è veramente potente. Ieri sera mi sono messo a leggere le lettere di Stevenson dai mari del sud, no? Dalle Marchesi, dalle isole polinesiane. Oh, cavolo, sai che mi sono abbronzato. Cioè... incredibile, proprio la potenza. Un viaggio. I libri sono tutti libri di viaggio per me. Quando mi dicono dov'è la tua libreria di viaggio? Sono tutti libri di viaggio. È vero. E poi così. Sei un viaggiatore, quindi lo sai bene. È proprio così. Sì, assolutamente. E poi viaggiare e leggere, no? Cioè, in realtà tutti i libri sono libri di viaggio e tutti i viaggi sono libri, no? Comunque, a volte io addirittura... quando viaggio, non so, magari in solitaria con la bici, no? Oppure faccio quei miei viaggi lì, mi sembra di scrivere sulla strada proprio, cioè mi sembra che il mio movimento assomiglia alla scrittura in qualche modo, è come se c'è una quasi prende il ritmo della scrittura, no? Quel muoversi, no? Gli incontri che si fanno, insomma, proprio è così. Ma io voglio parlare con te, perché sennò poi intanto grazie di essere di... Ma grazie a te. Grazie a te per quello che fai. Grazie proprio, sono molto contento di poterti parlare davanti anche a un sacco di gente che ci sta seguendo in questo momento. E allora, la mia domanda è molto precisa. Hai dal punto di vista mitologico, ok? Noi stiamo attraversando una fase in cui l'epos, l'epica, no? Si mette al centro di questa cosa qua, ma è nuova, no? Quindi quali sono gli dei che stanno agendo nell'Olimpo di questa cosa, dall'Olimpo di questa cosa che ci sta succedendo? Chi c'è in scena? Perché noi gli dei sono sempre tra di noi, no? E si incarnano. Chi c'è adesso? Io credo che più che gli dei ci siano gli uomini, nel senso che quando noi leggiamo l'epos più antico di tutti, quello che amiamo tutti, Omero,
e troviamo tutte queste divinità, allora potremmo scegliere quale sia quella che adesso, come sospetti tu, sia quella più presente. Ma in fondo, quando noi leggiamo degli dèi nei poemi omerici, ci fanno un po' ridere, no? Mentre gli esseri umani, gli eroi, che poi non sono altro che esseri umani, perché noi abbiamo questa visione distorta che gli eroi siano supereroi, non c'entra niente, sono semplicemente esseri umani pienamente realizzati, no? Gli uomini, uomini e donne a tutto tondo, ecco. Gli dèi replicano perfettamente la vita degli esseri umani, cioè sono uguali agli esseri umani, vedi Zeus che fa grandi cose, tradisce, frega, mente, grandi azioni, grande viltà, debolezze, è fantastico anche per questo, però quando noi vediamo Zeus che prende per il culo quello oppure si lascia infinocchiare, ecco, c'è qualcosa che stona. Perché stona? Perché gli dèi sono immortali. L'unica differenza fra gli dèi e noi è che gli dèi sono immortali. Le loro decisioni le possono prendere all'infinito, la loro vita è infinita, quindi che è uguale alla nostra. Quindi è molto più importante la nostra, è la nostra che è sacra. Noi abbiamo delle vite finite, brevi, per quanto lunghe, sono sempre brevi. E questo ci spinge a prendere quelle decisioni, non sempre, ma insomma, a cercare di prendere le nostre decisioni nella maniera migliore che possiamo, perché poi non torniamo più indietro. Sì, possiamo cambiare strada, capire che abbiamo sbagliato e prendere un'altra strada, però quando abbiamo preso quella strada lì, se abbiamo presa, basta. Non si torna più indietro. Quel tempo è dato, è passato. Per gli dèi invece è infinito. Per questo i mortali sono più sacri degli immortali. E per questo oggi, in questo periodo, soprattutto è un periodo insomma particolarmente duro e difficile, i mortali sono superiori a qualunque divinità sia presente sulla scena. Ma tu immagino il tuo lavoro, quindi insomma la tua attitudine, la tua passione, ti stia facendo una marea di domande. Osservando quello che accade, sei un intellettuale, per cui nessuno meglio di te. Noi stiamo ascoltando medici, stiamo ascoltando scienziati, stiamo ascoltando ricercatori, stiamo ascoltando politici, amministratori, ma dal punto di vista di un intellettuale, quindi di uno che ha dimestichezza con la poetica, che ha dimestichezza con il mito, quali sono le tue riflessioni di questi giorni? Quali sono le speranze? Quali sono le paure? Quali sono proprio le riflessioni, anche le più crude, anche quelle più meno, che hanno meno appeal probabilmente da un punto di vista della comunicazione di massa? Ma io cerco di essere molto ottimista, e quindi una delle prime cose che mi toccano è proprio quella che di cui stavi parlando te ora. Noi stiamo ascoltando gli esperti. Cioè, noi abbiamo passato gli ultimi anni in cui si diceva in maniera assolutamente sconsiderata che chiunque potesse parlare di qualsiasi cosa perché uno vale uno, non so, tutte queste cose qua. Non è vero. Io, appunto, non parlo ne parlerò di quello di cui non mi spetta parlare, non so niente di medicina, cioè, sì, mi interessa, ma insomma non prendo la parola su quei temi. Invece negli ultimi anni tutti hanno detto tutto. Ecco, quello che sicuramente spazzerà via, ti prendo male, ti sento male. Ti sei bloccato. Ti sei bloccato, aspetta. Questa situazione così difficile è... Pronto. Sai che ti ho perso? Prova un po'. Matteo! Ti ho perduto! Ci sei? Come si fa a ristabilire il contatto? Mi senti? Prova a richiamarti! Allora, ti rimuovo e provo a ricercare. No, perché, ok.
Vediamo. Perché non può... Aspetta, provo a ricercare. Dove sei? Dove sei? Vediamo. In attesa. Ecco, in attesa. In attesa. Eccolo qua. Siamo. Scusa, era, sì, sì, era andato via, non ti sentivo più. Quindi eravamo arrivati al fatto appunto che non davamo più nessuna credibilità agli esperti. E adesso invece gliene diamo totale, siamo nelle loro mani in qualche modo. Beh, insomma, è giusto così. Ecco, è la regola socratica della competenza. C'è chi è competente, parla il competente, insomma. Credo che a lungo non si sentirà più parlare di movimenti anti-vaccini, ecco, per esempio, tanto per dirne. Beh sì, quella lì, cioè, sono, certo. Sì, vabbè, ma adesso non ha neanche senso parlarne di questo in questo momento qua, sembra una cosa accaduta nell'Ottocento. Era pochi giorni fa. Diciamo che si è allontanata la velocità della luce, no? Come sono allontanate tante figure che occupavano la scena e che sembravano così centrali, no? Parlo appunto delle dogane, parlo dei muri, parlo di tutta una serie di cose che sembravano in qualche modo, sì, era l'elefante dentro la stanza, no? Il famoso elefante dentro la stanza. A un certo punto l'elefante, cioè il virus, l'invisibilità del virus, ci ha messo davanti ad un'evidenza così palese, così chiara, che veramente la domanda che uno dice, ma di cosa stavamo parlando? Ma di che cosa stavamo parlando? Di che cosa stavamo parlando? È quello, eh. Io, appunto, questa è la prima cosa che mi viene... Tu pensi che questa cosa qua davvero sarà... Pensi che questa cosa, al momento in cui ne usciremo, ci avrà insegnato qualcosa? Come comunità di uomini e donne? Ti prendo male, ma io però c'ho tutto, sono a 2000 qua, sta andando, io sono super connesso. Siamo di nuovo lontani. Ma che... Siamo di nuovo bloccati, vedi, abbiamo il muro digitale in questo momento che ci divide. Tu mi senti? Non mi senti? Mi dispiace perché no, questo è un argomento delicato, complesso, e per cui mi piaceva che ne parlasse Matteo, perché io sono più balbettante. Mi senti, Matteo? Riprovo. No, la domanda che è appunto se questo passaggio storico che stiamo vivendo, dal quale prima o poi usciremo, ci insegnerà qualcosa? Forse sì, poi alla fine io mi auguro di sì. Io devo dire che quando... Eccomi, oh, eccolo. Mi senti? Niente. Abbiamo un problema. È la tua connessione. Mi senti? Ora ti sento. Ero ti sento. Perché tu sei a Roma? Ecco. Le città stanno... Sono in valle le linee succede, delle città. Non so, tanta gente sta seguendo tutto qua. Eh sì, nelle città la banda, la cosiddetta banda, sai che ci sono un'autorità europea ha chiesto a certi servizi streaming di abbassare la qualità dei loro contenuti per cercare di liberare un po' di più la banda, perché in questo momento cominciano ad esserci anche dei problemi di banda, perché c'è talmente tanta gente collegata in generale. Mi stai sentendo? Niente. Ci guardiamo così, io e Matteo. Mi dispiace. Mi dispiace un sacco, non ci si riesce. Ci riproviamo fra un attimo. No, sì, questa cosa qua che diceva Matteo, Matteo Nucci, è una cosa sulla quale è importante riflettere, no? Sul prima, su come eravamo 3 settimane fa e di cosa ci stiamo accorgendo. Però questo succede sempre, no? Quando
succede quando arriva una grossa novità nella vita delle persone, no? Ti rendi conto di quanta distrazione e di quanta disattenzione riempiva le tue giornate, no? Al momento in cui c'è qualcosa che fa sì che la tua attenzione si debba concentrare. Io devo dire che, non lo dico perché, però insomma io ho sempre pensato che stessimo sbagliando rispetto all'idea appunto di costruire muri tra invalicabili, questa idea che le merci si possono girare liberamente, gli uomini no. Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di strano in questo, no? Qualcosa di fuori tempo, che in realtà avremmo dovuto ragionarci da molto prima su questa cosa qua, anche rispetto alla competenza. Io leggevo, ho sempre letto la tendenza in qualche modo a diffidare delle elite, non come un problema specifico rispetto alle elite, ma rispetto a quelle elite, no? Perché c'era probabilmente qualcosa che ha portato a quella cosa lì. Adesso si stanno ristabilendo degli equilibri perché ascoltiamo le persone che sanno veramente le cose, non le persone che dicono di sapere le cose, ma le persone che sono titolate perché hanno fatto un percorso di studi, perché vivono a contatto con i virus, con le malattie, con la ricerca, per cui è quello il punto, no? È il punto che si sta ristabilendo. Quindi da quel punto di vista, diciamo, quello è un aspetto prezioso di questa cosa che stiamo vivendo. E, no, rispetto a quella cosa che dicevo prima, che stamattina un mio amico mi ha mandato una cosa di Jung, che probabilmente non è di Jung, stavo pensando a quanti testi apocrifi esistono, no? Adesso c'è questa poesia di questa poetessa che gira sui social, che è molto toccante, no? Che qualcuno però la spaccia per come se fosse un testo dell'inizio dell'Ottocento, quando in realtà è stata scritta adesso. Oppure ripenso a una celebre poesia di Márquez, no? Che viene attribuita a Márquez, che è molto New Age, no? Ed è anche bella, poi quando la leggi ti scalda il cuore, no? È come un maglioncino. Però non l'ha scritta lui, infatti lui quando l'attribuirono disse: ma guarda, in realtà io non l'ho scritta, però va bene, se pensate che l'ho scritta io, non è che questa cosa non mi disturba, però io non l'ho mai scritta questa roba qua. C'è anche un'altra poesia famosa di Borges, no? Quella, com'è che si chiama? Quella è quella che tutti la citano, no? Che si cita quella poesia, invece non è di Borges. È pieno il mondo di queste cose qua, no? Che sono interessanti. Là, cioè, è un aspetto della cultura popolare che è interessante. Tiziana, un giorno ne dobbiamo parlare di questa cosa qua, cioè dei testi apocrifi, no? Che una cosa viene scambiata per una cosa di un altro, oppure una frase viene attribuita a uno, però alla fine è la frase che conta, no? Però stai attribuendola, eccolo! Mi rivedi? Ti vedo e ti sento, grazie. Purtroppo, sai che io penso che nelle grandi città in questo momento ci siano dei grandi problemi di linea, cominciano ad esserci dei grandi problemi di banda, per cui in certi orari è un casino. Lo sperimentiamo, ma insomma, comunque le cose importanti le stavo dicendo, mi pare. Sì, le stavamo dicendo, rispetto a uno vale uno, è il virus che in realtà ha preso quella posizione lì. Cioè, nel senso che c'era un errore di individuazione, no? Nel senso che si pensava che uno vale uno, ovvero che uno scienziato con 3 lauree e con 20 anni di esperienza in un laboratorio avesse la stessa competenza di uno che aveva letto una notizia su internet. E quello abbiamo capito adesso che era una cazzata. Invece il virus ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo che non esistono posizioni di privilegio rispetto al contagio, non esistono protezioni rispetto ad un contagio. E questa cosa qui è potente, è molto potente, è potentissima. Mi senti? Niente. Ci dobbiamo salutare, Matteo, mi dispiace. Ci risentiamo dopo. Mi dispiace un sacco, perché vabbè, tanto ci risentiremo. Ragazzi, prima di salutarvi, qui sono pieno di chitarre, porco cane, ho dato una botta. Voglio salutare qualcuno di voi, voglio salutare il grande Benny Benassi che mi sta guardando adesso. Ciao Benny, che bello vederti. Mi sta guardando Giovalo,
Mariella, Giulia, siamo insieme, a distanza, ma siamo insieme. Siamo tantissimi. Cristina. Guardate, adesso sapete che faccio come fiore. Mi sdraio un attimo. Mi sdraio un attimo. Il lunedì è sempre il lunedì. Il lunedì è... Per cui è abituato così. Sono giorni strani questi qui, sono giorni veramente strani. Fra un po' vi saluto. Sono qua sdraiato. Poi nei prossimi giorni vi racconto una cosa che sto mettendo in piedi, che spero che vada in porto. Poi ve la racconterò. Voglio vedere, perché c'è la Francesca giù in cucina, che ci sta guardando anche lei. E... tra 6 minuti cade la linea, quindi ho 6 minuti per salutare un po' di voi. E speriamo nei prossimi giorni che non devono avere più problemi di linea, perché oggi con Matteo Nucci mi è dispiaciuto. Ancora ti alzi la mattina? Prestissimo, mi alzo molto presto in questi giorni, alle 6 stamattina mi sono alzato. Come diceva la canzone, non vado mai a dormire prima delle 6, invece adesso non mi alzo mai dopo le 6. Però vado a letto presto, alle 11 di sera sono andato a letto, alle 6 mi sono svegliato stamattina per fare un po' di ginnastica. Lulli, ciao caro, ciao Benedetta, ciao Valeria, ciao ragazzi, se avete... Gio, puoi chiamare Cesare Cremonini? Sì, sì, ci sentiamo nei prossimi giorni con Cesare, che il suo tour è a rischio. Ma non lo so, adesso ancora è tutto prematuro, è tutto molto prematuro, ragazzi, siamo ancora a marzo, Per cui non disperiamo, potrebbero le cose, non è detto che non riparta tutto e che non si possa suonare quest'estate. Diciamo che queste cose le capiremo tra poco. Le capiremo alla fine di questa settimana, credo che si potrà capire tanto, perché dipenderà dal verificare se questa maledetta curva, o benedetta nel momento in cui dovesse scendere, se la curva dei contagi dovesse scendere, vuol dire che questa quarantena sta funzionando e le restrizioni stanno funzionando come ci auguriamo tutti, e quindi poi dovremmo cominciare a vedere una luce in fondo al tunnel. Zucchero lo conosci? Certo che lo conosco, Zucchero. Sì, lunedì è sempre lunedì. È così, lunedì anche in questi giorni che sembrano tutti uguali, poi in realtà c'è qualcosa dentro di noi che quando arriva il lunedì dobbiamo ancora ringranare, no? Grazie a te Giorgia, grazie Maria, grazie Elena, grazie Fabio, chiama Eros, magari Eros lo sentiamo nei prossimi giorni, ci provo. Cesare ci vediamo sicuramente. Ciao 10, 101 cose da dire. Del Piero ci siamo parlati l'altra sera con Del Piero. Loro con i giocatori dei mondiali del 2006 hanno messo in piedi una raccolta fondi molto, molto bella, molto seria. E quindi insomma le raccolte fondi sono tantissime, stanno succedendo delle cose belle. Nei prossimi giorni poi spero di dirvi anch'io qualcosa rispetto a questo, è veramente sono giorni veramente deliranti questi qua. Siamo tutti un mese un po' così, no? Non è che io sono messo meglio, anche se vivo in una situazione in cui ho la musica, in cui ho le mie ragazze con me, però insomma c'è un po' di paura, c'è un po' di preoccupazione, anche se ve l'ho scritto ieri, ve lo ripeto, non dobbiamo farci sopraffare dallo scoraggiamento e dalla depressione e dalla paura, perché questa cosa va superata, la possiamo superare, le cose poi riprenderanno. Al momento in cui questa curva inizia a calare, poi le cose riprendono, poi si ristabiliscono gli equilibri. Anche chi in questo momento sta soffrendo tantissimo perché c'è l'incertezza sul lavoro, su quello che succederà, le cose si ristabiliranno, ci vorrà del tempo, ma abbiamo gli strumenti, abbiamo soprattutto noi, l'umanità e la solidarietà di un paese, e poi abbiamo la necessità di far ripartire le cose, e la necessità farà ripartire le cose, perché rispetto a un dopoguerra in cui c'è da ricostruire le infrastrutture di un paese, perché ci sono stati i bombardamenti, perché ci sono stati, in questo caso noi da quel punto di vista le industrie si fermano ma poi ricominciano, i lavori si fermano ma poi riprendono. E questo dobbiamo ricordarcelo, insomma, è importante. E in questo momento noi siamo
insieme ai nostri dottori, insieme ai nostri infermieri, il lavoro che possiamo fare per aiutare loro è rimanere in casa ed essere il più disciplinati possibile, il più seri possibile in questa cosa qua. Il più seri possibile. E poi riprendiamo, e poi riprendiamo. E poi riprendiamo. E poi io ogni tanto penso, non c'è neanche il tempo del lutto in questo momento, non stanno facendo neanche i funerali. Queste sono le cose che ti strappano il cuore. Ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti e dobbiamo pensare che questa cosa passerà. Si ristabiliranno gli equilibri e la natura dell'uomo ricomincerà, rifioriremo. E ricominceremo a vivere e ricominceremo a incontrarci. Vi abbraccio, ragazzi. Grazie a tutti. È sempre bello vedervi. E domani siamo ancora qua. È calata la temperatura qui a Cortona, sono scesi 10 gradi di botto. E noi ci vediamo domani, va bene? Forza, eh? Forza, forza. Io stasera mi seguo un po' di dirette dei miei amici, eh? E poi ci rivediamo domani. Veramente, non scoraggiatevi. Inventiamoci cose, come che stiamo a casa. Forza, ci è richiesto un grande sforzo. Un grande sforzo di comunità e singolo. Grazie a tutti, vi voglio bene, vi abbraccio forte e a domani. Ciao, ciao ragazzi. Voglio salutare, non so se Fiore è andato via, forse in pennica. Ciao, ciao bel Fiore. Ciao caro Fiore, ciao amico mio. Ciao ragazzi. Vi voglio molto bene, vi abbraccio fortissimo. Forza, eh? Forza, forza, forza. Ciao a tutti, grazie. Ciao.